Lettura del commento al Vangelo di venerdì 18 febbraio 2022 a cura di Don Luigi Maria Epicoco. Questo è un commento del 2018. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. È così dura questa richiesta di Gesù. Chi è che vorrebbe rinnegare se stesso? Chi non viverebbe una simile cosa come una perdita e non come un guadagno? Eppure Gesù sta chiedendo una rinuncia che non ha nulla a che fare con il farsi male. Anzi, solo se tu sei capace di rinnegare te stesso, potrai anche diventare veramente te stesso. Se il chicco di grano difendesse ad oltranza il suo essere chicco di grano, senza rinunciare a quella forma per diventare spiga, allora questo lo farebbe rimanere certamente seme, ma non diventerebbe mai pane. Ma il pane è il suo vero sé, non l'essere chicco. Se non impariamo questa regola basilare di esistenza, saremo sempre condannati a vivere difendendoci, ma mai veramente diventando ciò che siamo. Gesù ci ama fino al punto di voler far emergere in noi ciò che di noi ancora non conosciamo, ma questo non è indolore, è imparare a rinnegare alcuni pensieri, alcune emozioni, alcune logiche. E se questo è faticoso, lo è perché non è mai facile partorire. Che gioia infatti all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima? Eppure passiamo la nostra vita tentando di conquistare il mondo, una posizione sociale, una sicurezza materiale, ma anche se otteniamo tutte queste cose, ci accorgiamo che manca qualcosa, manca l'essenziale. Infatti l'essenziale non ce lo dà il mondo, l'essenziale non ha mai a che fare con il verbo avere, ma con il verbo essere. Gesù non ci promette le cose, ma ci promette noi stessi, amarlo, seguirlo. Prenderlo sul serio non farà di noi delle persone necessariamente vincenti, secondo la logica del mondo, ma delle persone felici. E penso che felici sia meglio di vincenti. Eppure noi continuiamo ad inseguire le vittorie più che la felicità.